Domenica 24 maggio sono a Modena, sono nei pressi del cinema Vittoria per fare una caccia al tesoro molto particolare. Ho preso questo bastone di bambù perché non ho la pinza e questa paletta e faccio un giro in questa aiuola qua. Ecco, questo è il primo tesoro che trovo qua. Una mascherina buttata. E una. Qua c'è un'altra mascherina buttata così in mezzo all'aiuola e siamo a due. Ecco, qua c'è un'altra. Qua c'è un'altra. Cinque. Ce ne sono tante di mascherine, guarda, in pochi metri ne ho trovate diverse. Ecco qua un'altra mascherina buttata così. Sei, c'è mascherina. Un'altra mascherina qua. Proprio una schifezza da vedere. Eccone un'altra. Mai avrei pensato di trovare tutte queste mascherine, vuol dire che ci sono parecchi sporcaccioni in giro. Adesso conto quante ne ho trovate di queste mascherine qua. Una, due, tre e 15 mascherine, 5 guanti. Un breve video per far vedere che nel raggio di 100 metri, nel giro di poco più di 20 minuti, ho raccolto tutte queste mascherine e dei guanti di plastica, che comunque sono dei rifiuti che vanno buttati nei pattumi, non per strada, perché proprio essendo dei rifiuti vanno a inquinare e creano tanti problemi. Poi anche perché ce ne saranno milioni in circolazione, quindi se non li buttiamo nei rifiuti il rischio è quello di creare proprio dei problemi anche a livello ambientale. Come potete vedere qua quante ne ho raccolte. Get up, get up, get up.